Ciao ragazze, questa sarà l'ennesima volta che girerò questo video, spero che sia la volta giusta. Del mio ultimo acquisto fatto alla Nave Makeup. Allora, iniziamo subito. Il primo acquisto è la palettina degli intensissimi e sono questi colori qui. Molto intensi, molto belli. Vi faccio vedere un pochettino i colori. E vi dico i nomi. I nomi li troverete appunto dietro, c'è un adesivo e vi dice i nomi con appunto i nomi di ogni ombretto che c'è all'interno. Io vado a prendere il primo colore partendo dall'alto, questo qui, e si chiama Bananas. Questo giallo, il secondo è un arancione e si chiama Magma, il terzo è un rosso, si chiama Watermelon. Il quarto è un fucsia e si chiama Diva. L'ultimo si chiama Velvet. Questi sono i colori che ci sono sopra. Adesso vi faccio vedere i colori che stanno sotto. Appunto, iniziamo dal primo, che è un verde acido e si chiama Alien. Il secondo è un verde più scuro e più intenso e si chiama Grass. Il terzo è un verde acqua e si chiama Acquario. L'altro è un azzurro più chiaro e si chiama Brivido. E infine un viola che si chiama Nightlife. Questo è Nightlife. Come potete vedere, sono tutti colori molto intensi, luminosi. Adesso vi faccio vedere l'altra palettina che ho preso. Ed è questa. E questa è i chiarissimi. Sempre di Neve Makeup, come al solito qui troviamo i nomi di ogni ombretto e l'apriamo e troviamo questi colori qui. Molto chiari e luminosi. Allora, iniziamo subito col primo colore. Questo è ghiaccio. Il secondo è unicorno. Snob. Il quarto
un color pesca e si chiama Peaches and Cream. E si chiama Baby Doll. Continuiamo con la parte sotto, questa qui, e iniziamo col primo colore che è un verde e si chiama Lime Light. Il secondo è un azzurro cielo molto bello e si chiama Caraibi. Terzo è un blu e si chiama Ossigeno. Il quarto è un viola molto chiaro, si chiama Bouquet. E l'ultimo si chiama Favola. Ha dei riflessi in rosa. Ok, anche questi, come potete vedere, sono molto luminosi e intensi. E proseguiamo. Io avevo già fatto qualche ordine alla Neve Makeup. Come ditta sono molto seri, però mi avevano mandato il tutto in una bustina che praticamente una volta aperta dovevi necessariamente buttare. Questa volta invece mi hanno regalato la bustina della Neve Makeup e all'interno hanno messo il resto delle cose che ho ordinato, che sono nettare per labbra, un questo praticamente può essere usato sia come gloss da solo, sia per creare dei lucidalabbra colorati e dei rossetti. Ho preso questo pennello qui da blush, molto bello, piatto, setole piatta. Sono molto morbide, è un pennello molto bello. Vedremo, lo proverò nei prossimi tutorial. Cosa ancora più favolosa, quando ho aperto il pacco mi sono ritrovata questa qui. Ho detto no, ma io non l'ho ordinata. Lì per labbra. Questi pennarelli qui che si chiamano Kiss Design hanno diverse tonalità e sono appunto dei pennarelli così che appunto vanno messi sulle labbra, lasciati asciugare per qualche secondo e appunto il rossetto non va via. Questo di qui mi hanno mandato il colore numero 2, Bouquet, e appunto c'è scritto omaggio. Niente, che dire, vi ho fatto vedere, diciamo, i miei acquisti. Adesso vi parlo un po', appunto, di quello che crea la Neve Makeup e della validità dei prodotti. Allora, tutti gli ombretti della Neve Makeup, tutti i blush, tutti i fondotinta, le cipre, i correttori, sono tutti prodotti minerali, quindi prodotti assolutamente naturali. Quindi non dannosi per la pelle, soprattutto gli ombretti che vanno in una zona delicata perché ha problemi appunto di un
e ha degli occhi molto sensibili, questi ombretti sono l'ideale. Allora, la Leve Makeup spedisce in tutta Italia, nella penisola in 24 ore, nelle isole in 48 ore. L'ordine io l'ho fatto il sabato, di solito ci vogliono 2 giorni lavorativi, quindi pensavo mi arrivasse il pacco martedì, e invece no, mi è arrivato lunedì, quindi sono rimasta anche contenta di questo. Momentaneamente la Neve Makeup sta facendo delle promozioni perché è uscita una nuova, se possiamo chiamarla così, collezione di prodotti, collezione skincare, che sono praticamente detergenti, creme, insomma queste cose qui, che momentaneamente sono scontati. E non solo, per la gioia degli appassionati della Neve Makeup come me, sta facendo delle spedizioni a solamente 1,90 euro. 1,90 euro, ragazzi, con Corriere Espresso è davvero niente. Tant'è che di solito la Neve Makeup prende 5,90 euro all'incirca. Cos'altro dire? Diciamo che come make-up è un sito abbastanza completo. A 26 euro e qualcosa, però considerando che sono prodotti naturali, sono molto intensi, diciamo, momentaneamente c'è anche il fatto della spesa di spedizione che costa solamente 1,90 euro. Io consiglio di prenderli. Anche perché se considerate di acquistare una trousse normale, che sia della Pupa, che sia della Deborah o che so, o qualsiasi altra cosa, sinceramente preferisco questi qui, perché quelle lì costano molto di più. Alla fine ci sono trousse della Pupa anche a 50 euro, 60 euro. Preferisco prendere una palette di queste e vado sul sicuro come intensità di colori e come appunto come ingredienti degli ombretti. Se voi andate se voi vedete qui sotto ci sono gli ingredienti, appunto, che contiene ogni cialdina, senza siliconi, quindi appunto, come ho detto, naturali, 100% naturali, che è una cosa molto importante. Credo che prenderò anche l'altra palette, perché in tutto sono tre, la palette degli scurissimi, perché sono rimasta davvero molto soddisfatta. E proverò a fare un tutorial appunto usando questi colori per farvi vedere appunto l'intensità anche sulla palpebra, la scrivenza. Ci vediamo al prossimo video, appunto al prossimo tutorial con le palettine che ho preso. Vi farò vedere anche come usare il nettare per labbra. Userò insieme a voi anche il pennello. Proverò. E niente, un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!